I liberi professionisti tra le categorie più colpite dalla pandemia. Il grafico riportato nel quarto rapporto sulle libere professioni in Abruzzo evidenzia una criticità maggiore nel centro Italia, con un gap reddituale più elevato rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno e con le donne che guadagnano 15.700 euro in meno rispetto ai colleghi. Di cui l'esigenza di presentare strumenti del welfare che spesso non vengono attivati perché non si conoscono. Molti titolari di studi non sanno dell'esistenza di EBI Pro e di prof, e pur essendo già iscritti nella propria associazione non sanno nemmeno dell'importanza e soprattutto appunto del welfare che possono dare ai propri dipendenti. E non solo, una caratteristica nostra rispetto ad altri terzi settori è che questo welfare, quindi dalla sanità a tutto quello che copre il lavoratore, non riguarda solo il dipendente ma anche il titolare di studio. Dal welfare trasversale alla particolarità dei fondi che incontrano le esigenze più svariate, che in buona sostanza si concretizzano nei rimborsi, per esempio, di prestazioni sanitarie. Siccome noi facciamo parte di un settore che è difficile realizzare un welfare aziendale, con il nostro contratto collettivo e con le attività dell'ente bilaterale cerchiamo di creare un welfare contrattuale che possa dare delle risposte alle esigenze dei nostri lavoratori e degli stessi datori di lavoro. Noi abbiamo una caratteristica assolutamente unica nel panorama degli enti bilaterali nazionali, che è quella che abbiamo all'interno dell'ente bilaterale, essendo una bilaterale, quindi deve preoccuparsi di garantire prestazioni e opportunità sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Abbiamo una gestione ordinaria, una gestione professionisti, proprio per cercare di dare delle risposte concrete e sviluppare il nostro settore e soprattutto fidelizzare i nostri lavoratori all'interno del nostro comparto. Il welfare si realizza anche attraverso la consulenza di chi sa come utilizzare i fondi europei utili agli studi professionali, fino ad arrivare all'applicazione dell'equo compenso, che chiama in causa anche la regione sul da farsi, in grado di legiferare per quanto riguarda gli incarichi con la clausola d'ordine, chiamiamola così, della trasparenza.